giovedì 19 novembre. Matteo 9, 16, 17. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli di Giovanni: «Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano». La pagina del Vangelo della quale ci mettiamo in ascolto oggi ci chiama ad un'opera di profonda conversione personale, totale e coraggiosa. Papa Francesco qualche tempo fa aveva utilizzato un'immagine per spiegare questo tipo di conversione, un'immagine ad effetto che può sembrare una battuta ma che in realtà fa riflettere. La conversione, diceva il Papa, non è un'operazione di lifting, un'operazione di chirurgia estetica per sembrare più belli, magari più agli occhi degli altri che non agli occhi del Signore, ma è un lavoro, un impegno che va ben più nel profondo. Ed è, per utilizzare due immagini tratte dal Vangelo, un'opera ben diversa dal restauro di sepolcri imbiancati soltanto all'esterno, ma che rimangono marci all'interno, o ancora un'opera di lavaggio di un bicchiere che sarà pulito soltanto all'esterno, ma continuerà ad essere sporco dentro. Ecco, l'opera alla quale ci chiama il Vangelo di oggi è invece qualcosa davvero di molto più profondo, di molto più coraggioso. In particolare ci chiarisce come sia inutile, anzi controproducente, mettere una toppa, cioè provare a rimediare a qualcosa con una novità, ma in realtà quando poi tutto il resto di noi rimane come prima, mettere una toppa ad un vestito vecchio o ancora cambiare il vino, mentre però tutto quanto lo contiene, gli otri rimangono vecchi. C'è un dettaglio ancora che colpisce ed è che le parole, l'ammonimento che Gesù rivolge, non lo rivolge tanto ai pagani come forse ci aspetteremmo, ma lo rivolge ai discepoli di Giovanni Battista. È qualcosa che vale anche per noi, quindi incamminati già sulla via della conversione. E per noi cristiani uno dei rischi è quello di sentirci già convertiti, di sentirci per così dire a posto di fronte al Signore. Ecco, lasciamoci invece sorprendere dalle novità che ogni giorno lo Spirito porta con sé, non sentiamoci mai totalmente convertiti, totalmente a posto, ma anzi sappiamo che dentro di noi c'è sempre qualcosa ancora da ripulire, qualcosa da migliorare, qualcosa da lasciarci convertire. Buona giornata e a domani.